Eccolo Stefano Maia, ragazzi, rieccoci quanti, carichi pimpanti, arzilli nel canale, un altro video insieme con Francesco Del Rio che oggi si è preso, diciamo, l'impegno, e anche io me lo sono preso, di cambiare argomento perché avete visto con questo Allegri Out non se ne può più Basta, in questi Allegri. giorni. Quindi andiamo su un argomento più serio Non ne e che possiamo avete più, visto con... basta. Non ne possiamo più, facciamo un attimo una pausa, una tregua Una pausa. momentanea, almeno fino a Basta. domenica, sperando di fare tre Almeno punti col fino a Frosinone. domenica, dai. Dai, almeno E un quello. abbraccio, Forza Juve. Oggi un argomento delicato perché parliamo della situazione legata al debito dell'Inter e il parallelismo con quel debito della Juventus che piano piano verrà ripianato. E oggi c'è un bond di 175 milioni che è stato pagato ufficialmente. E poi la Juventus ha fatto questo ricorso al TAR per il discorso legato alla manovra stipendi. Ci vuoi dire un po' cosa sta succedendo? Diciamo una breve sintesi, ecco, Francesco. Allora, parto subito col discorso del TAR perché quella che Sì. è la cosa più facile da spiegare, diciamo, Più ecco. facile. Sì. Allora, no, io, innanzitutto, salve a tutti e forza Juve. Un Allora, io non è che abbraccio. voglio illudere adesso i supporters juventini che ci andiamo a fare causa a chi ne ha la Fiorentina, niente di tutto questo. No, ne sì. Solamente che la Juventus ha patteggiato, quelle cose sono state patteggiate con il Tribunale Federale della Federazione Italiana Gioco Calcio con il CONI, quindi quello è un argomento chiuso ormai, fine. Sì. Ok, 10 punti ce li hanno dato, abbiamo patteggiato sulla manovra stipendi, abbiamo dovuto pagare la multa di 970 mila euro, quello che era, insomma. E adesso l'argomento lì è chiuso con la Federazione Italiana Gioco Calcio. Quello che Esatto. la Juventus sta facendo è andare al TAR del Lazio, ok, perché stanno contestando quello che ha fatto la Consob. Okay? Questa è un'altra, diciamo, leggerezza che è stata fatta da chi ha voluto quotare la Juventus in borsa. Perché se ti fai quotare in borsa, vai sotto e sei alla sede in Italia, vai sotto la Sì. Consob. Per questo tante, io adesso non sono un esperto di queste cose, ma credo che una dei motivi per cui tante società hanno le sedi in Olanda o in Austria, ma sono quotate in borsa italiana per non andare sotto far vedere il bilancio la Consob, perché ne combinano sempre di tutti i colori. Ma sono arrivati. Io non sono un esperto di queste cose, quindi io chiedo a degli esperti. Mi sono state date Certo. due pareri identici da due persone che non si sono parlate tra di loro, esperti di queste cose, che hanno detto che la Consob ne combina di tutti i colori. Quindi. Ah, non hanno, io non lo so, non posso giudicare. Sento Certo. questi sono due esperti grossi, quindi sono due esperti grossi. La Consob. La Juventus è l'unica squadra italiana quotata in borsa perché la Roma si è tolta, mi sembra, e non ce ne sono altre. Non mi vorrei Sì, sbagliare, ma solo la la Roma, Juventus sì. è l'unica. Io vorrei Era fare stata da un altro un bel po' che si è esempio. tolta proprio per queste grane qui, perché aveva rischiato Sì, perché di non ne potevano più fallire. neanche Sì. loro, perché non è che solo la Juventus che ha queste grane qua, eh. Ci sono tante società quotate in borsa a Milano che hanno la sede in Italia e che hanno guai con la Consob Certo. giornalmente, diciamo. A livello, Vabbè, adesso sì, si sa su anche escalation giornalmente. mondiale, anche in altri settori, non solo Sì, calcistico, sì, ma sì. in generale, esatto. Sì. Ma in generale, e quindi io vorrei fare un appello alla proprietà di togliere la Juventus dalla borsa. Fatti quotare Sarebbe una là ad moto. Amsterdam, capito? Non a Milano e via, così lasci perdere, perché la Consob veramente. Allora, stanno contestando questa cosa. Ferrero e Scannavino hanno detto che erano delle interpretazioni soggettive che la Consob ha fatto. C'è l'articolo il sito uno può andare, l'ho trovato su Calciomercato, insomma, ci sono tante altre, l'hanno annunciato il 17 febbraio. Ok? Ora, questo io non lo so come andrà a finire. Generalmente il TAR del Lazio è un po'. Non si può mai sapere come agisce. Può darsi che butterà tutto dalla finestra per quel che riguarda l'inchiesta della Consob, anche perché se la Juventus, attraverso poi anche la società di certificazione di bilancio, riesce a dimostrare che quello che ha detto la Consob non ha un fondamento oggettivo, ma sono solamente delle interpretazioni soggettive, Dell'interpretazione. può darsi che Sì. viene tutto buttato dalla finestra e questo avrebbe delle grosse ripercussioni anche sul processo che si dovrebbe fare a Roma. Ancora
oggi è il 19 di febbraio, ancora io non so la data dell'udienza davanti al CUP. Ancora non hanno stabilito neanche la data dell'udienza Ed è una davanti roba che al CUP. va avanti da Pensa fine un po'. anno scorso. Sì. Sì, e intanto scorre il tempo perché adesso, siccome l'indagine è finita, ha ricominciato a contare verso la, come si Sì. dice? Capito? Perché la scadenza dei termini, insomma, come si dice? Adesso non mi ricordo come si dice il termine legale. Quindi può darsi che vada in prescrizione, ecco, il E reato basta per. poco perché mi sembra che siano 60 giorni o anche qualcosa in più e poi scadono i limiti massimi, no? Per andare a processo. Sì, Comunque, per andare a processo. La prescrizione è vero? un'altra cosa, ha a che fare Sì, con la sì, sì. pena, credo che siano 6 anni di pena, già alcuni reati sono dal 2019, quindi già sono 4 anni. Siamo a No, perché 4 anni. conosciamo delle società che sono andate in prescrizione in maniera abbastanza Sì, sì, regolare. non oneste, società non oneste, società che sono state No. prescritte, non oneste, non oneste, non Comunque, oneste. Francesco, a parte questo discorso qua, avevi un'altra notizia molto importante, che è quella che riguarda il bond di 750 milioni pagato ufficialmente dalla Juventus. È un'altra buona 175 notizia. milioni di euro, con un tasso di interesse del 3,357%, pure il tasso, Per essere pure anche proprio il tasso è stato pagato all'inizio di oggi, fresca fresca, quindi il debito, l'esposizione si è ridotta, perché tu quando hai un debito di 175 milioni sei esposto verso le banche, invece questo è stato pagato. Quindi ecco perché hanno fatto un'altra ricapitalizzazione di 200 milioni. Adesso queste sono cose complicate di cui io non mi interesso. Però quello che leggevo è che adesso il debito è diminuito. Ci sono ancora altri debiti però, eh. Ci sono ancora. Però questo è il debito principale. Il maggior debito che rimane adesso dopo questo debito è nei confronti della Exor. Sì, Perché abbiamo bisogno della esatto. Exor, è un debito, quindi, ma Giustamente, sì. siccome ci controlla la Exor, capito? Allora, e questo va a favore del lavoro fatto da Ferrero e Scannavino, che Che sono stati chiamati proprio sono stati per fare chiamati. questo passaggio nelle fasi Questo dei passaggio. tribunali e ripianare il bilancio, riportarlo in regola. Sì. Sì, perché l'amministrazione di Andrea Agnelli è stata un po' allegra, un po' allegra. Diciamo. No, dico che è stata un po' allegra, un po' allegra. Mi ricollego anche all'intervista di non molto tempo fa fatta a Marotta, che lui ha detto che andò via perché non era d'accordo con, tra le altre cose, con l'operazione Cristiano Ronaldo, che ha appesantito molto i conti della Juventus. Sì. Non solo ha appesantito molto, ma ha impedito anche di sviluppare la squadra, perché abbiamo dovuto comprare Ronaldo e poi siamo dovuti fermare perché non potevo comprare nessun altro. Sì. E poi il centrocampo si è smantellato, non l'hanno rinforzato e da lì, sì. Alcuni sono andati via, alcuni non sono piaciuti, tipo Emre Can è stato dato via al Borussia Dortmund, che dire, ha lasciato per raggiunti limiti fisici, Pjanic per raggiunti limiti di età, Arthur non ha funzionato come doveva, e insomma, ci sono stati dei problemi, cose che succedono. Ora, la Certo. Juventus quindi ha ridotto questo debito. Quindi i conti per il prossimo semestre almeno dovrebbero essere più rosei. Verissimo, bravo Francesco. Sì, infatti è importante Dovrebbero dirlo. essere. Dovremmo riuscire ad arrivare circa sui 123 milioni di rosso, Di rosso. dicono, e quindi può essere che Giuntoli, insieme alla società, decida di non fare mercato. È importante di andare Sì, avanti con i giovani può e vedere se darsi c'è qualche altra opportunità. che, infatti, in questo senso sembra che Giuntoli abbia già detto che non si faranno spese pazze. L'ha già detto al tecnico, al mister Allegri, che non si faranno spese pazze, che probabilmente dovrà andare avanti con il rientro dei prestiti. Quindi Mi sembra rientra anche Heuss, giusto. mi sembra Sì. anche giusto. Rientra Heuss, rientra Soler, rientra Barrencea, rientra Caio Giorgi. Può darsi che Caio Giorgi rimanga un altro anno a Frosinone. Ah. Però non ci saranno spese pazze, niente stipendi pazzi,
Quindi io vorrei anche in questo, in ambito calcistico, rassicurare e deludere i tifosi juventini dicendo che scordatevi Gross, scordatevi Giorgino. E scorda, io so che c'è stato qualcuno dello staff tecnico, non faccio nome, ma tutti sapete chi è, ha chiesto Mo Salah, perché Mo Salah dovrebbe essere in uscita dal Liverpool quest'anno. Dovrebbe, metto il condizionale perché ancora non è una cosa... Non è, sì. Però, insomma, Mo Salah adesso 30 anni ce li ha, sicuramente non ho controllato l'età, ma comunque incomincia ad andare, anzi la controllo subito, così controllo, diciamo, sì. Oggi non diciamo stupidaggine, ok? Mo Salah, ecco qui, vediamo quanti anni ha. Quanti anni ha? Ecco, 31 anni, eccolo là. Ecco, quindi un altro giocatore comunque che non rientra nei parametri. Sì. No, non poi prende parecchio a Liverpool, quindi insomma, cos'è l'ultimo contratto, o vai in Arabia, poi danno un mare di soldi, poi è musulmano, egiziano, quindi si avvicina a casa, voglio dire. Quindi andrebbe anche bene venire alla Juve, che va a prendere 2 milioni l'anno. Tu lo faresti? No, io non lo farei. Se sono già tanti in Arabia, sono a fine carriera, vado in Arabia, insomma, ecco. Ma sì. Quindi so che Allegri ha mugugnato. Sì, diciamo che c'è uno scontro ideologico importante, quindi Allegri per rimanere dovrebbe proprio attenersi a una politica completamente opposta alla sua. Sì. E non è facile, perché lui non è sicuro di vincere dei trofei. No. Perché non sa costruire una squadra da zero, o comunque in un inizio di un ciclo nuovo. Non lo so, vedremo. Per quello che si parlava di... Non voglio parlare del mister oggi. Quindi no, infatti, cambiamo subito discorso e chiudiamo la live. Oggi siamo messi una giornata di riposo. Abbiamo detto, infatti hai citato soltanto di striscio il nome. Finiamo col discorso legato al debito dell'Inter, invece, perché la Juve ha coperto i suoi 175 milioni, adesso è rimasto un rosso verso Exor, che sono capitali interni di una società, comunque Juventus, che fa parte di Exor. Invece l'Inter, Francesco, mi dicevi anche in privato, c'è il discorso dell'Inter, che ha un debito nei confronti di Oktri, adesso scade a 275 milioni di euro. Non c'è un tasso di interesse, questo devo dire, no, anche perché non l'ho trovato a tasso di interesse, quindi non ve lo so dire. Anche perché dell'Inter io generalmente non mi interesso, perché proprio dell'Inter io guardo la Juventus, non le altre squadre. So che c'è un... Allora, Zhang vorrebbe anzi rifinanziare questo prestito, cioè prolungarlo con un tasso più alto, cioè già sono 300 milioni e passa adesso, perché ai 275 milioni ci deve aggiungere gli interessi che sono maturati, quindi sì, oltre 300 milioni. In più, infatti, il debito dell'Inter è oltre 300 milioni, è più alto della Juventus, 370 credo, e sono quasi tutti nei confronti di Oktri. Però sembra che Oktri da quel punto di vista non ci senta molto. E li capisco. Sono somme importanti. Quindi io penso che abbia a che fare con la situazione finanziaria della società madre a cui fa capo la famiglia Zhang, cioè non mi ricordo come si chiama, l'Evergrande, che non naviga proprio in buone acque. Poi ricordati una cosa, che l'Inter come patrimoni immobiliari ha poca roba, cioè il centro sportivo, che tra altre cose hanno in affitto, non lo so. Non hanno neanche lo stadio di proprietà, e quello è un assetto, capito? Un assetto immobile. La Juventus si potrebbe anche vendere lo stadio, capito? Per dire, esatto. Sì. L'Inter che si vende, San Siro non appartiene all'Inter del comune di Milano. Sì. Non lo possono vendere, e poi in coproprietà sarebbe anche in coproprietà col Milan, eventualmente, capito? Quindi esatto. Non lo possono. Ci pigliano la metà di uno stadio vecchio, quanto ci prende? Non ci prende molto. Allora, e quindi
trovano un altro istituto finanziario che gli paga il debito, quindi loro si rimettono e fanno un altro debito con un altro istituto finanziario, oppure, però è difficile. Anche lì sembra difficile, gli articoli che ho letto dice che sembrava un'operazione abbastanza difficile, soprattutto perché è a marzo, quindi a marzo sì, è a ridosso. Potreste anche che ci riescono, chi lo sa. La terza soluzione è che alla scadenza del prestito Oaktree prenderà controllo dell'Inter. Possa prendere il controllo dell'Inter, capito? Perché dici tu non hai pagato il debito, io prendo la società. Esatto. Il problema poi non so come va a finire, perché sai, ci sono modi di operare e modi di operare. Faccio un esempio. Qualche anno fa il Liverpool, che conosciamo tutti bene, ebbe una simile situazione, che avevano dei debiti e li dovevano sanare e vendettero molti giocatori. Dovevano vendere molti giocatori. Sì. Infatti. E poi piano piano si ripresero, eccetera, eccetera. Sai, Oaktree potrebbe decidere di vendere i prezzi peggiori dell'Inter, non potendo vendere gli immobili, che non sono un granché, non sono tanti. Comincia a vendere Barella, comincia a vendere Lautaro, comincia a vendere Thuram, faccio un'ipotesi, potrebbe anche essere di no, voglio dire, vende Bastoni, capito? Tutti i prezzi peggiori per sanare questo debito. Sì. E il capitale ce l'avrebbero, perché il patrimonio interno è buono come giocatori. Lautaro vale 70 milioni. Barella ha fatti crescere e la valutazione di questi giocatori adesso è salita. Quindi potrebbero venderli bene, capito? Anche perché gli acquirenti non ne mancano, soprattutto per Barella, Thuram e Lautaro e Frattesi anche, non mancano. Anche Frattesi. Sì. Quindi, capito? La situazione non è... Poi loro quindi potrebbero... potrebbe essere un vantaggio per la Juve, loro si smantellano la rosa, non falliscono perché Oaktree li prende impegno, no, però... e poi dopo la Juventus ha la possibilità quest'altro anno di dire la sua, perché comunque abbiamo visto il Milan non è che stia facendo faville, abbiamo visto Atalanta, no. Bologna sono davanti a Napoli e Roma e alla Lazio, sì, che non è... sembra che Napoli voglia mandare via Mazzarri, ecco, ho sentito, mamma mia, De Laurentiis è infuocato. De Laurentiis, io dico solo una piccola parentesi, De Laurentiis va bene quando ha dei collaboratori che lo consigliano bene. Lui fino adesso ha avuto Giuntoli e ha ascoltato quello che gli ha detto di fare Giuntoli. Quando ha fatto di testa sua, capito? Ha preso decisioni di pancia. Per esempio quando prese Ancelotti e lì presa una cantonata. Perché poi Ancelotti decise di andarsene all'Everton e stava costruendo bene all'Everton. Poi arrivò la chiamata un'altra volta dal Real Madrid e lui andò al Real Madrid. Sai, non si rifiuta mai la chiamata del Real Madrid. Certo. Quest'anno non ha più Giuntoli, quindi non lo hanno consigliato bene, oppure lui non ha voluto ascoltare i suoi collaboratori e ha deciso di fare testa sua. Infatti quando io ho sentito il nome di Rudy Garcia come allenatore del Napoli, ho detto uno che praticamente è stato in Arabia e dal nulla devo fare in un campionato diverso, più alto come livello, è difficile, perché tanto che non allenava in A dai tempi della Roma, quindi adesso la situazione è questa. Io vedo come squadre che giocano dopo l'Inter meglio, sicuramente l'Inter è la squadra che gioca meglio adesso in questo momento. Bologna e Atalanta mi hanno ben impressionato nell'ultimo turno, e Bologna sì, ha ribaltato la Lazio a Roma, infatti non era scontato. E venivano dalla partita col Bayern un po' stanchini, però vincere a Roma in sotto di un gol col gioco corale, perché i gol sono stati veramente belli, quello di Zirkzee è stato stratosferico. Quindi, io non l'Atalanta... vorrei ludere gli amici juventini che adesso pensano che la Juve vende Vlahovic e prende Zirkzee, come si dice. Allora lui va bene perché gioca in quell'impianto di gioco, non è un esatto per dare la palla e risolvere le partite, toglietevelo la testa, capito? No, l'impianto di gioco,
sempre lì, siamo sempre lì. È un giocatore tecnico, bravissimo a dribblare, tiro da fuori, tiro al volo, okay, assist man, è tutto quello che vuoi, ma... Sì. Quello che si dice è il centravanti completo e moderno. Corre, sì, tira, bravo di testa, sa fare gli assist, sa tirare le calci di punizione, anche se non gliel'ho visti tirare moltissimi, perché non guardo molto il Bologna, però so che ha queste qualità. Quindi è un centravanti moderno, cioè sa stare in area, sa stare anche fuori area, insomma, ecco, per dirci. Quindi questa è un po' la situazione. La buona notizia è che abbiamo pagato questo bond di 175 milioni più interessi, il 3,37%. Sì, se non ricordo male. Quindi la situazione finanziaria della Juventus è migliorata. Ci vuole un po' di tempo perché deve andare di semestre in semestre, di quadrimestre in quadrimestre, e quindi vedremo i conti andare a migliorare. Se ci dovessimo qualificare anche per la Champions League, allora le cose cambierebbero a settembre, però, perché riceveremo i soldi della Champions League. Però sì, sono a settembre, esatto, a settembre. A settembre. Il che vuol dire, anche se li ricevi a settembre i soldi della Champions League, puoi fare dei debiti a luglio, perché poi sai che te li coprono a settembre, li copri. Certo. Questo, però, Francesco, è la buona notizia. Grazie mille per il tuo riassunto, bello competente. Abbiamo fatto una live bella concisa e densa, così ti lasciamo bella andare. Un abbraccio forte, a prestissimo, eh. Voglio solo ricordare una cosa: io non sono un esperto di finanza, quello che ho detto l'ho letto e me lo sono fatto spiegare. No, ma infatti sei stato bravissimo, sei stato specifico, e poi hai delle conoscenze comunque di buon livello, di altissimo livello, anzi, dello IT, e quindi direi che sei super attendibile. Ok, va bene, speriamo. Ciao, forza Juve, fino alla fine. Ciao.